cari amici, andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, è una giornata molto particolare che tocca proprio la vita e i sentimenti delle persone. E infatti la celebrazione liturgica dei nostri defunti, quelli che ci hanno preceduti, come dice la Santa Messa, nel segno della fede dormono nel sonno della pace. È una giornata in cui tutte le chiese celebrano molte messe per i defunti e alle quali siamo chiamati a partecipare, perché, come ci ha detto la Madonna, le anime dei defunti hanno bisogno delle nostre preghiere. La Madonna in questo si è fatto interprete di una lunga tradizione della Chiesa fin dalle origini. E soprattutto è la Santa Messa, il sacrificio di Cristo che ha un'efficacia particolare per la purificazione delle anime e ovviamente anche le nostre preghiere personali e anche i nostri sacrifici. In particolare c'è l'indulgenza plenaria per tutti quelli appunto che partecipano alla Santa Messa, che fanno la comunione. E la confessione in sé per sé non è necessaria per quelli che sono già in grazia di Dio, e poi una preghiera per le intenzioni del Santo Padre, e poi la visita del cimitero, che prima era riservata una settimana verso tutti i mesi di novembre, e questo dà la possibilità di ottenere una indulgenza plenaria che possiamo applicare a un'anima di un particolare defunto. Dunque, cari amici, quando parliamo dei defunti parliamo innanzitutto ovviamente di quelli che sono in cielo, ma questa festa l'abbiamo già celebrata ieri, quindi è spontaneo in questa giornata pensare soprattutto alle anime che si trovano in purgatorio. E in questi giorni ho approfittato appunto dei primi giorni in cui anch'io sto curando il mio blog, e di cui ho già parlato, ne ho approfittato, diciamo, ho esordito dedicando diversi pensieri proprio a queste giornate particolari, quindi a parlare del paradiso, dell'inferno, del purgatorio e a quello che ci insegna la Chiesa, a quello che ci ha insegnato la Madonna, e soprattutto nei primi anni dell'apparizione Medjugorje. Ha parlato molto, non solo, ma anche mostrato i veggenti il paradiso, un inferno e il purgatorio. Ha portato due di loro col loro corpo in cielo a vedere il paradiso, un inferno e il purgatorio. Insomma, la Madonna fin dall'inizio ha mostrato una grande, come dice, attenzione a queste che sono quelli che una volta venivano chiamati i novissimi, cioè le ultime realtà della vita e della storia, e che toccano da vicino il nostro destino, ovviamente. E quindi potete chi vuole vedere più ampiamente quello che ho scritto può entrare nel blog, basta che vada sul nostro sito internet radiomaria.it, in alto a destra poi appunto c'è scritto blog di Padre Livio, e comunque anche su Google potete mettere il blog di Padre Livio, potete entrare. E ho voluto appunto mettere a fuoco questa realtà nell'insegnamento della Chiesa e anche, diciamo, nella grande tradizione mariana di Medjugorje. E poi ho fatto anche una proposta, cari amici, quella di un patto all'interno delle famiglie, all'interno delle parentele, all'interno dei gruppi, un patto per ritrovarci tutti in cielo, nel senso di appunto vivere la propria vita proprio aiutandosi a vicenda sulla via che porta alla vita, sulla via che porta al cielo, aiutarsi a vicenda, pregare gli uni per gli altri, e correggere quando qualcuno sbanda e perde la strada, e aiutare nei momenti di difficoltà, di tentazione, di seduzione, insomma tutte le difficoltà che Satana ci mette sulla nostra strada. È molto importante che ci sia questo aiuto reciproco, questo patto reciproco di fedeltà sulla via della salvezza, e anche in modo particolare raccomandarsi a vicenda nel caso che uno affronti un momento in cui deve lasciare questa vita, diciamo
che abbia fra i suoi cari, fra i suoi amici, fra le persone che conosce, quelle che gli danno la possibilità e si diano da fare per dargli i sacramenti del commiato, che sono, come sapete, l'estremunzione, la confessione e il viatico. E quindi tutto questo, cari amici, perché? Perché appunto con le persone che abbiamo conosciuto, con le persone che, con cui abbiamo legami di affetti e anche legami carnali, cioè sono padri, madri, figli, figlie, cugini, nipoti, che ci sia un ritrovarsi insieme tutti nella casa del Padre. Perché, cari amici, è chiaro che quando un'anima va in purgatorio, paradiso, entra nella comunione dei santi, e quando invece va all'inferno, cari amici, è separata per sempre. E questo dovrebbe essere per noi una grande sollecitudine. Vorrei, cari amici, appunto, ricordare per chi non l'avesse ancora sentito cosa ha detto, alcune delle affermazioni più significative che la Madonna ha detto nei primi anni di Medjugorje, quando ci ha spiegato che la maggior parte degli uomini, quando muore, va in purgatorio. Poi ha detto: un numero pure molto grande va all'inferno, soltanto un piccolo numero di anime va direttamente in paradiso. Poi ha detto: vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. Quindi ha sfatato un po' quel detto che circola: non mi basta andare in purgatorio. No, no. La Madonna ha detto: vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. Poi la Madonna ha anche descritto il purgatorio. Sappiamo che ci sono tante opere mistiche e tante rivelazioni sul purgatorio, ma a mio parere nulla può essere paragonato alle parole vive della Madonna, la quale si è espressa così: in purgatorio ci sono tante anime, e fra queste anche persone consacrate a Dio. Quindi non è che il fatto di essere consacrati ci sia un lascia passare per entrare in paradiso direttamente, ma non è affatto escluso che anche i consacrati possano andare all'inferno. Però la Madonna, qui parlando del purgatorio, ci ha ricordato che ci sono tante anime nel purgatorio, e fra queste anche persone consacrate a Dio. E ha detto, ci ha esortato a pregare per loro almeno 7 Pater, Ave, Gloria e il Credo. Ve lo raccomando, c'è un atto di grande carità, cari amici, per quelli che soffrono in purgatorio, perché con le nostre preghiere possono abbreviare il tempo della loro purificazione. Poi ha detto, molte anime sono in purgatorio da molto tempo perché nessuno prega per loro. Anche questo è un grande atto di carità, cari amici, dire ogni giorno una preghiera anche per le anime più abbandonate del purgatorio, come ci insegnavano i nostri vecchi. Poi la Madonna ha spiegato che nel purgatorio ci sono diversi livelli. I più bassi sono vicini all'inferno, però ovviamente l'inferno è eterno, il purgatorio, come sappiamo, è temporaneo e termina comunque con la fine del mondo. I più bassi, i livelli più bassi, sono vicini all'inferno, mentre quelli elevati si avvicinano gradualmente al paradiso. C'è una purificazione man mano che si ascende verso il cielo, insomma, cari amici. E a mio parere la Madonna ha dato una descrizione dell'inferno che è fra le più incisive che io abbia mai letto nell'ambito delle rivelazioni private, cioè delle rivelazioni di santi o di mistici o anche mariane, perché ci ha spiegato bene l'inferno anche in termini molto moderni. Cioè l'inferno è una scelta che facciamo noi, ha detto la Madonna. Quindi alla domanda di Miriana, che nel momento in cui la Madonna mostrava ai veggenti il paradiso, il purgatorio e l'inferno, quando è arrivato all'inferno, Miriana ha rifiutato di vederlo. E ha detto alla Madonna: perché Dio è così tanto duro da condannare le persone all'inferno? E la Madonna ha risposto: Dio non manda nessuno all'inferno, siete voi che volete andarci. Ma ecco come la Madonna si è espressa, è proprio il 25 luglio del 1982, quindi eravamo il primo anno ancora delle apparizioni,
si è espressa in termini così incisivi da lasciare stupiti per la loro profondità, e ha detto: oggi molti vanno all'inferno. Quindi c'è la seconda volta che lo dice. La prima volta l'avevo detto appunto quando dice che la maggior parte degli uomini quando muore va in paradiso, un numero pure molto grande va all'inferno. Questo l'aveva detto nell'83, il 2 novembre dell'83. Invece il 25 luglio dell'82 aveva detto: oggi molti vanno all'inferno. Dio permette che i suoi figli soffrano nell'inferno perché hanno commesso colpe gravissime e imperdonabili. Cioè, esistono colpe gravissime e imperdonabili? Sì, sono i peccati contro lo Spirito Santo. Cioè, quei peccati che poi riportati alla loro radice sono quelli che provocano un indurimento tale del cuore per cui uno poi non chiede più perdono. E quindi bisogna stare molto attenti a non scendere nell'abisso del male, commettendo delitti sempre più gravi, fino al punto, cari amici, di indurire il cuore e quindi di entrare in uno stato di impenitenza. Ecco perché la Madonna dice: Dio permette che i suoi figli soffrano nell'inferno perché hanno commesso colpe gravissime e imperdonabili. Attenzione, coloro che vanno all'inferno non hanno più possibilità di conoscere una sorte migliore. Come diceva Dante, lasciate ogni speranza voi che entrate. Insomma, quindi l'inferno è eterno e non c'è nessuna possibilità che da là escano le anime. Mi ricordo una frase di Fisca: Nema islasca, non c'è uscita dall'inferno. Attenzione, cari amici, le anime dei dannati non si pentono e continuano a rifiutare Dio. Questa è l'impenitenza finale con cui uno conclude la vita, che dura anche dopo. Anzi, dice la Madonna, e lì all'inferno lo maledicono ancora di più di quanto non facessero prima quando erano sulla terra. Cioè sono diventati possesso dell'odio infernale, possesso del diavolo. Quindi lì all'inferno continuano a rifiutare Dio, anzi lo maledicono ancora di più di quanto non facessero prima quando erano sulla terra. Diventano parte dell'inferno, attenzione, e non vogliono essere liberati da quel luogo, cioè hanno giurato un odio eterno contro Dio. Ho mai letto nulla di così profondo? Anche perché c'è una, come si dice, un ragionamento che in qualche modo non è che spieghi il mistero dell'inferno, però ti fa capire che alla fine ha una sua logica l'inferno, che è quella della libertà. Cioè Dio ha creato l'uomo libero, con la sua libertà l'uomo può aprirsi a Dio, ad amare Dio eternamente. Con la sua libertà l'uomo può decidere di rifiutare Dio e di odiarlo eternamente. Quindi è chiaro che se Dio creava dei pupazzi, è chiaro che le anime dotate di intelligenza e di volontà possono dire no a Dio. Gli animali che non hanno l'anima immortale non è che vadano all'inferno, gli animali non vanno all'inferno, vanno nel nulla, diventano polvere. Gli uomini invece hanno un'anima spirituale immortale, con la quale si distacca dal corpo nel momento della morte e poi, cari amici, riceve immediatamente la retribuzione da parte di Dio, cioè o vanno immediatamente in paradiso, o vanno immediatamente in purgatorio per un certo tempo, o vanno eternamente all'inferno. Questo è dunque l'insegnamento della Chiesa. La Madonna queste verità le avete nei primissimi tempi delle apparizioni, proprio nel tempo in cui cominciava allora a diffondersi anche all'interno della Chiesa molte eresie che riguardano l'altilà, cioè che l'inferno è vuoto, che Satana non esiste, che tutti vanno in paradiso, che si può andare in paradiso senza lasciare la vita di peccato, eccetera. Tutte affermazioni che non hanno fatto che disarmare le anime dal combattimento spirituale e le hanno trascinate fino al termine della vita in una situazione di impenitenza. E poi, cari amici, c'è un'ultima affermazione della Madonna che è molto
detta allora è profetica, perché la Madonna, al di là di questo quel peccato, in tutti questi 40 anni di apparizioni, è andata alla radice del peccato del nostro tempo. Cioè, quando si parla del peccato di Adamo, cioè del peccato originale, cioè il peccato dei progenitori, questo peccato in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che l'uomo ha messo se stesso al posto di Dio. E questo è il peccato del nostro tempo, cioè l'umanità ha messo se stessa al posto di Dio. Allora, vediamo cosa ha detto la Madonna fin da allora, che vedeva profilarsi questa apostasia dell'umanità, che ha rinnegato la fede e la croce, che ha abbracciato l'ateismo e l'idolatria, che è la religione del nostro tempo, è questa. Ha detto allora nel 3 febbraio del 1984, attenzione, è importante questo, ogni persona adulta è in grado di conoscere Dio. Il peccato del mondo, cioè che le radici di tutti i peccati, consiste in questo, che non cerca affatto Dio. Per coloro che adesso non dicono di non credere in Dio, capito? Quanto sarà duro allorché si avvicineranno al trono dell'Altissimo per sentirsi condannare all'inferno. Quindi, diciamo così, chi non crede in Dio, se vuole ascolti queste parole della Madonna. Sono parole non della Madonna in quanto, diciamo, come se fosse una nuova rivelazione, sono le parole della divina rivelazione che la Madonna ci ha riproposto, perché noi le avevamo cancellate. E cioè ogni persona adulta è in grado di conoscere Dio. Il peccato del mondo consiste in questo, che non cerca affatto Dio. Per coloro che adesso dicono di non credere in Dio, quanto sarà dura allorché si avvicineranno al trono dell'Altissimo per sentirsi condannare all'inferno. Dunque, cari amici, questa era un po' l'introduzione che era necessario oggi in questa giornata dei defunti. Vi raccomando, tutti quelli che possono vadano alla Santa Messa. Chi non è in grazia di Dio faccia la confessione, e comunque la Santa Messa con la confessione per chi non è in grazia di Dio, perché la confessione è necessaria per fare la comunione quando si è in peccato mortale. Prega per il Santo Padre, un Padre Ave Gloria, e va al cimitero. E cari amici, questo ottiene una indulgenza plenaria da applicare un'anima di un defunto. Indulgenza plenaria significa che quell'anima sia in purgatorio, va subito in paradiso. Bene, cari amici, allora adesso giriamo pagina e veniamo un po', diciamo, alla cronaca. Dunque, abbiamo avuto in questi giorni delle giornate particolari, perché c'è stato a Roma il G20. I G20 sono praticamente i 20 paesi più sviluppati del mondo. È diverso dal G7, che sono i 7 paesi occidentali più sviluppati del mondo, e che hanno le loro riunioni annuali. E questo G7 si è fatto a Roma, quindi chi l'ha preparato e l'ha presieduto è stato il Presidente del Consiglio Draghi. E dunque, cari amici, il tema praticamente del G20 è stato quello del clima, fondamentalmente, e quello dell'epidemia. Si tratta dunque, per quanto riguarda l'epidemia, si è un po' più ottimisti, ma si è entrati nella, diciamo così, nella consapevolezza che senza una vaccinazione che riguardi tutti i continenti il virus rischia di continuare a girare. Quindi si sono fatti programmi di questo tipo, insomma, di una vaccinazione che copra le grandi lacune che ci sono, e sono ampie anche in Europa. Se guardiamo l'Europa dell'Est, pensiamo per esempio, tanti paesi dell'Europa dell'Est sono al 25-30%, la Russia al 33%, gli stessi Stati Uniti sono solo al 50%, per non parlare dell'India, insomma. E il virus, essendo globale, è chiaro che deve essere fermato a livello globale. Di questo hanno parlato, e qualcosa hanno programmato. Poi c'era ovviamente il tema del clima,
che è stato ripreso al termine del G20 con questo, diciamo, incontro mondiale che si tiene in Scozia e che è presieduto da Johnson, il primo ministro inglese, con la cooperazione di Draghi, e dove invece viene affrontato direttamente il caso, il tema del clima, che non è un tema nuovo, un tema, diciamo, che è incominciato a diventare un tema di confronto mondiale già almeno da 20-30 anni, però adesso è diventato, come si dice, è diventato rovente, e i toni con cui il presidente dell'ONU Gutierrez e quello della Gran Bretagna Johnson ha presentato l'inizio, diciamo, di questo meeting che durerà 15 giorni, si chiama COP26, è iniziato con tratti fortemente apocalittici. Allora, io ho letto diversi articoli, ne sono stati una dozzina che vi ho messo a disposizione sul nostro sito internet annamaria.it nel settore articoli in evidenza, perché non voglio adesso entrare, diciamo, nei particolari, voglio fare una riflessione generale, insomma, cercando di far capire alla gente di cosa si tratta in fin dei conti, insomma, perché chiaramente la gente ha bisogno di un giudizio globale sulla situazione, insomma. Cioè, in poche parole, con lo sviluppo, non c'è dubbio che la storia della Terra e la storia del clima è in un certo senso affascinante, insomma, perché il clima è mutato tantissimo nel corso dei millenni, e fino a che ci sono stati momenti in cui la neve arrivava sul Sahara, poi si ritirava, insomma, cioè, la storia della Terra e del clima è affascinante. Questi grandi mutamenti che sono avuti nella storia sono dovuti al fatto che il clima dipende comunque nello sviluppo lungo i secoli, dipende molto dalle esplosioni solari. Questa è una verità scientifica inconfutabile, ammessa da tutti. Quindi è chiaro che questa componente del clima va tenuta sempre presente, però è una componente che lungo la quale i mutamenti sono quasi impercettibili nel corso della storia, insomma. Cioè, gli eventi solari condizionano il clima, ma non, cioè, determinano periodi anche di 1000 anni, 2000 anni, come è stato per esempio nel tempo dei Romani, un clima mite. Anche adesso siamo in un periodo di clima mite rispetto a periodi di clima glaciale. Pensando per esempio con la Groenlandia, che è un paese completamente coperto da neve adesso, quando fu scoperta, eravamo a fine dell'anno 1000, era tutta verde, veniva chiamata Groenlandia, che significa paese verde, no? Quindi ci sono questi mutamenti nel corso della storia che sono legati più che altro alle esplosioni solari. Però adesso è entrata un'altra componente, e questo non lo si può negare, perché mi sembra voler negare, diciamo, un elefante dietro un filo d'erba, per così dire. C'è un'altra componente che influisce notevolmente sul clima, ed è lo sviluppo industriale. E quindi questo sviluppo industriale, che è stato impetuoso nell'ultimo secolo, possiamo dire, ma che ha toccato vertici altissimi questi ultimi 30-40 anni, ha creato un allarme. Per quale motivo? Perché la Terra si sta surriscaldando, e il fatto che la Terra si surriscaldi e aumenti anche di un grado o due gradi crea situazioni molto problematiche, cioè crea lo scioglimento dei ghiacciai, lo scioglimento dei poli, dei ghiacci, quindi inondazioni, quindi poi sconvolgimenti naturali, effetti, come si dice, estremi, alcuni gravissimi, come per esempio le siccità, le carestie che provocano la fame, migrazioni di popolazioni. Insomma, questa è una realtà che in questi ultimi 40 anni ha creato preoccupazioni. Quindi non si può negare che, a mio parere, una componente del cambiamento climatico è sicuramente lo sviluppo industriale.
E questo sviluppo industriale, come sappiamo, è basato fondamentalmente sul petrolio e sui suoi derivati. Prima era ancora peggio, possiamo dire, nella prima rivoluzione industriale, quando questo sviluppo era basato sul carbone, che è quanto mai più inquinante. Allora, cari amici, il problema qual è? Il problema è che bisognerebbe trasformare l'apparato industriale basato sul petrolio e derivati e finanziare, diciamo così, lo sviluppo industriale con energie che non surriscaldino la terra, tanto per essere un po' compresi dalla gente. Queste energie vengono chiamate energie rinnovabili, sarebbero quelle prodotte dai pannelli solari, quelle prodotte, diciamo così, dal vento con le torri che girano, con le palette che girano, eccetera, quelle prodotte dall'acqua, con le dighe, eccetera, ma per quanto ci si dia da fare in questo ambito, queste energie, queste energie trasformabili non sono in grado di sostituire per il momento i petroli derivati, quindi, e perciò ci troviamo in una situazione di impasse. I paesi occidentali hanno fatto enormi progressi in questo senso, hanno comunque usato molto la tecnica per impedire l'inquinamento, per impedire effetti indesiderati, hanno tutti molto risultati, non c'è dubbio, ma non è ancora sufficiente. Ma nel medesimo tempo ci sono grandi paesi con grandi popolazioni. Prendi per esempio la Cina, prendi per esempio l'India, ma la stessa Russia e altri paesi che non sono nella condizione di rinunciare, diciamo, né al petrolio né al carbone, né ai loro derivati, per cui proprio questi paesi hanno un tasso di inquinamento mondiale altissimo e non sono certamente in grado di attenersi a quelle emissioni che mutano il clima nel giro di pochi anni. Insomma, adesso ci si è messi d'accordo di creare una trasformazione industriale, diciamo, a livello delle energie entro il 2050, ma già a Glasgow il premier indiano ha detto che se arriveranno al 2070, forse più in là, senza parlare della Cina che in questi tempi è al corto di energia e ha incrementato ovunque in Cina le stazioni del carbone, l'uso del carbone. E solo in poche parole, siamo in una situazione in cui trasformare l'apparato industriale con energie rinnovabili è molto difficile. Anzi, si può dire che è quasi impossibile, almeno in tempi rapidi, come si vorrebbe. E per quali motivi? Prima di tutto i costi sono enormi. E ci sono degli articoli che vi ho preparato che vanno sul concreto e descrivono parlava del numero di caldaie in Inghilterra che bisognerebbe cambiare, perché bisogna usare un'altra energia, cioè sono costosissimi e richiedono investimenti enormi che poi dovrebbero essere tolti da altre parti, insomma. Quindi da una parte i costi sono enormi, dall'altra ci sono paesi inquinanti che ho già citato che non ci pensano neanche, insomma, di ottenere un cambiamento entro il 2050, tanto più che adesso sono in crisi di energia. Poi, vi ho già detto, le energie rinnovabili sono insufficienti, questa è la situazione che abbiamo davanti, per cui, diciamo, i miracoli non si possono fare. Sapete cosa vi dico? Vi dico che alla fin fine tireranno fuori il coniglietto dal cilindro e ci diranno che bisognerà fare le centrali nucleari, perché comunque l'energia nucleare è pulita.
Sì, è pulita, però se dovesse scoppiare una centrale nucleare, cosa succede? Insomma, questa è la situazione, che è una situazione in un certo senso drammatica. Certamente è preoccupante, perché non si sa come uscirne fuori, insomma. Non saranno certo le manifestazioni dei seguaci di Greta a cambiare la situazione, insomma. E cosa è successo, cari amici? È successo questo, che ci siamo in qualche modo messi al posto di Dio, abbiamo incominciato a trasformare la terra come se fosse, diciamo, un nostro possedimento, senza quindi un'etica che potremmo chiamare l'etica del rispetto della creazione, e abbiamo causato danni enormi. E quindi, cari amici, adesso abbiamo costruito un mondo industriale dove la tecnica fa il bello e il cattivo tempo. Abbiamo costruito, diciamo, in tutto il mondo centrali nucleari che potrebbero, in caso di sconvolgimenti climatici, creare gravissimi problemi, perché andrebbero fuori controllo. Insomma, siamo davanti a una situazione ingovernabile, questa è la verità. È come se improvvisamente l'umanità si trovasse davanti a una parete, diciamo, da scalare, che, di cui non si vede la fine. E questo è quello che io vedo, insomma. Però all'origine di tutto questo io vedo anche, diciamo, un peccato d'orgoglio, un peccato, diciamo, di ingordigia, possiamo dire. Nel senso che noi abbiamo in pratica avvallato, avevo rivendicato il nostro dominio assoluto sul mondo, siamo impadroniti della creazione, abbiamo pensato di poter fare qualsiasi cosa al di fuori di qualsiasi regola etica, abbiamo pensato che la scienza sia onnisciente, abbiamo pensato che la tecnica sia onnipotente, cari amici, quindi non avevo rispettato l'ordine della creazione dato dal creatore, quindi questo è il peccato di fondo. Adesso, sempre in continuazione di questo peccato di fondo, cioè l'orgoglio dell'uomo che si mette al posto di Dio, pensiamo di salvare la situazione con i miracoli della tecnica, ma io non so se riusciremo a uscirne fuori. Non sa. Sì, ma qualche paese di buona volontà ci sta tentando, ma la maggior parte del mondo, diciamo l'80%, è infognato a tenere in piedi questo apparato industriale, perché se manca questo cade tutto e non hanno alternative. Insomma, poche parole. Abbiamo costruito un mondo al quale non riusciamo a trovare l'alternativa, ma il peccato è di fondo. Cioè, il peccato di fondo, come dice molto bene un bellissimo articolo sulla bussola dell'abate, di un abate di un monastero di Bari, dice che l'origine di tutto questo è ovviamente la replica del peccato originale, nel quale l'uomo si è messo al posto di Dio e non ha osservato l'ordine della creazione, non si è posto dei limiti. Non è stato negli ambiti che Dio gli ha detto di stare. Questo, cari amici, è sicuramente un problema dell'umanità, però sinceramente non mi pare il problema più grave. Come la vedo io, non è il problema più grave questo qui. Come neanche la pandemia è il problema più grave. Infatti, il primo problema dell'umanità, di cui non si discute, ma che tutti i grandi di questo mondo hanno davanti agli occhi e che si sognano anche di notte, il problema dell'umanità è chi deve comandare nel mondo, e cioè chi deve comandare fra Stati Uniti, Russia e Cina, o fra Occidente da una parte e Oriente dall'altra. Nell'Oriente mettiamo la Cina, mettiamo la Russia. Questo è il vero problema grave dell'umanità, a mio parere, che si cerca di tenere fuori dal dibattito pubblico e anche dai miti internazionali, che è quello della guerra. Cioè, se dobbiamo fare l'elenco, cari amici,
dei segni dell'apocalisse, visto che ormai si sta... Johnson ha parlato apertamente di apocalisse nel suo discorso fatto ieri d'apertura, no? Si vede che ha letto il mio libro L'Apocalisse è incominciata, no? E una battuta che faccio, però se vogliamo elencare i segni dell'apocalisse dobbiamo mettere sicuramente i terremoti, le carestie, le siccità che stanno assumendo diciamo così proporzioni mai viste. Poi mettiamoci anche le pandemie, e effettivamente la pandemia attuale è la più grave che si sia effettuata in quest'ultimo secolo. Poi mettiamoci anche i rumori di guerra, insomma, questa è una mappa di realtà quotidiane che fanno parlare anche i grandi di questo mondo, li fanno parlare di apocalisse. E quindi c'è un problema, c'è una preoccupazione, ma c'è anche la paura, ovviamente. Però, ecco, questo è il quadro che ci offrono i giornali di questa mattina, insomma, meno più seri. Comunque ci sono tanti articoli molto ben fatti anche al riguardo, alcuni del Sussidiario, alcuni della Nuova Bussola in particolare, che esaminano la situazione in una prospettiva cristiana. Allora, è chiaro che la situazione è questa, che l'umanità si trova di fronte a situazioni che non riesce a governare, cioè non riesce a governare il clima, non riesce a governare il cambio di energia, non c'è i soldi per farlo, non c'è le possibilità di farlo. Basti vedere l'atteggiamento di alcuni paesi come l'India e la Cina, per dirne due, che insieme fanno 3 miliardi di persone. La Russia parla verde, ma poi cioè parla bene ma razzola male, parla verde, parla come Greta, poi di fatto punta tutto il suo sviluppo industriale, la sua esportazione sulle energie che vengono dal petrolio, insomma, il gas, eccetera. Quindi parla bene ma razzola male, quindi è una situazione, a mio parere, ingovernabile. Anche perché comunque chi si sente di creare situazioni, diciamo, di transizione verde con i lockdown di elettricità, con la gente che protesta, insomma, con una regressione comunque radicale, alla fine succede un disordine mondiale. Ecco, cari amici, questa è la situazione attuale del mondo. Ma a mio parere tutto questo è nulla di fronte agli indirizzi della storia che hanno più forza della stessa volontà degli uomini, e cioè la storia che vede sempre il susseguirsi di imperi che si sostituiscono a vicenda. E adesso, cari amici, la competizione mondiale per chi comanda nel mondo può portare a una guerra nucleare che potrebbe distruggere il mondo. Ed è per quello, cari amici, che la regina della pace è qui, come regina della pace, come ha detto. E ha detto che la vera preoccupazione, la vera pandemia oggi è quella dell'odio che c'è nel cuore degli uomini. L'odio genera la guerra genera la fine del mondo. La Madonna è qui per curare, per dare una via d'uscita a questa situazione. E la via di uscita è quella spirituale. Ma la metto, guardate come ha esordito la Madonna nel messaggio del 25 ottobre, proprio un messaggio dato alla vigilia di questi due meeting internazionali, quello di Roma e quello di Glasgow. La Madonna ha detto: ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. C'è un'umanità che ha paura del futuro, ha paura della natura. Ha tanta paura della natura che si inginocchia anche davanti alla natura e la adora. Si moltiplicano i riti magici per propiziarsi la natura, e non escludo che prima o poi adoreranno anche il demonio per chiedere la sua protezione. Ma è ostinata, non si rivolge a Dio, non ritorna a Dio. Ma la Madonna ci dà una via d'uscita, che è questa. Ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro, non abbiamo paura del futuro né dei cambiamenti climatici né della guerra, abbiamo paura di nulla. Chi prega è aperto alla vita rispetto alla vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso
serve per il bene dell'uomo fratello, perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi dei legami e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace ad ogni creatura. E poi la Madonna ha detto: come ne uscirete fuori da questa situazione, cari amici? Non replicando quello che fa il mondo, sia pure in maniera opposta, no? Ma ritornando a Dio, ma camminando sulla via della santità, ma facendo il cammino di conversione, diventando uomini capaci di amare, uomini figlioli, sperimentare la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso servire per il bene dell'uomo fratello. Questa è la via d'uscita che ci dà la Madonna, cari amici, perché alla fin fine i mali del mondo vengono sempre dall'interno, dal profondo, che è il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è rivolto all'idolatria e non può che generare morte. Nel momento in cui noi ritorniamo a Dio, alla vita di Dio, alla libertà dei figli di Dio, a Dio che è vita, che è amore, che è libertà, cari amici, con l'aiuto di Dio, ed è quello che la Madonna ha programmato, è il suo piano, usciremo fuori da questa situazione e avremo davanti a noi un tempo di pace e di prosperità. Questo dunque è l'esito che la Madonna ci prospetta, ma è un esito che passa attraverso la decisione della conversione. Perché in fondo il mondo è in mano di Dio, come dice la Madonna, no? Non abbiate paura del futuro, perché il futuro è di Dio. Quindi ci ha detto anche che la preghiera compie miracoli nei cuori e nel mondo. Perciò, cari amici, questa è la prospettiva in fondo di luce che abbiamo davanti, nonostante le grandi preoccupazioni. Però ci si preoccupa dei dettagli, non di ciò di cui dovremmo preoccuparci, e cioè che i mali sono incominciati nel momento in cui l'umanità ha voluto rifiutare la fede alla croce, la salvezza che viene da Dio, e fare da sola. Ma da sola cosa può fare? Può fare i meeting di Roma e di Glasgow, ma nulla di più. Bene, carissimi, abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della Cronaca della Storia. Cari amici, siamo ormai a novembre. In questi ultimi mesi, a partire dalle ferie in poi, abbiamo avuto una sensibile diminuzione delle offerte. Succede sempre in estate e perciò non ci siamo preoccupati. Però adesso continua anche in questi mesi di settembre e ottobre. La situazione sappiamo benissimo che è difficile, quindi è chiaro che dopo 2 anni di pandemia gli effetti si sentono. Però, cari amici, io credo che ci siano margini, perché se tutti quanti sentissimo, diciamo così, sentissimo la gioia di portare avanti questo grande progetto di speranza e di pace e di vita serena che la Madonna ci prospetta davanti, perché è vero, la pandemia ha i suoi costi materiali, ma i costi veri della pandemia sono quelli esistenziali, insomma, gente che ha paura, gente che è disorientata e agitata. E sappiamo quanto è importante invece la parola della fede, la preghiera, le parole della Madonna che ci orienta verso un futuro di speranza. E come sia importante che tutti quanti facciamo dei piccoli sacrifici per mandare avanti questo progetto meraviglioso che sta facendo bene in Italia, in tutti i paesi di antica cristianità, come l'Europa, dove la Dona Maria è dappertutto, ma soprattutto i paesi più poveri, dove purtroppo, diciamo così, sono spesso abbandonati a se stessi, ma dove la presenza di Radio Maria è una manna che conforta e che irrobustisce, che dà speranza. Ecco, cari amici, aiutiamo la Madonna ad aiutarci. Questa radio vale i nostri sacrifici.
Allora adesso chiudiamo, restate cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.